Museo delle Antichità Etrusche Italiche viene concepito da Massimo Pallottino, il fondatore, il padre della moderna etruscologia, negli anni 50, sulla scia del successo raccolto da una mostra sulla civiltà etrusca che si tiene a Milano e in altre città europee tra il 55 e il 56. La fondazione del museo avviene in concomitanza con il riallestimento del Museo delle Origini, con il quale il nostro museo comunica, così come comunica con il Museo dell'Arte Classica, creando quindi un unico percorso espositivo. L'idea di Pallottino è quella di presentare le civiltà dell'Italia preromana attraverso calchi, copie, ricostruzioni, volte a dare un'immagine complessiva dei vari caratteri, ma anche con reperti originali, come un grosso nucleo tratto dalla collezione Gorga. L'approccio, dicevamo, è proprio un approccio globale, l'approccio tipico della disciplina dell'etruscologia, che compone in un unico quadro la lingua, la religione, le istituzioni, la storia, i costumi, la vita quotidiana, l'urbanistica, l'architettura, l'arte, l'artigianato, con un approccio del tutto integrato, quindi superando quei frazionamenti che ancora oggi in alcuni casi affliggono lo studio del mondo antico, in generale le scienze dell'antichità. Questo approccio fa sì che un grosso peso sia dato anche alla ricerca, che di fatto rende il museo un museo in fieri, un museo che muta nel tempo e che deve dare conto di anno in anno delle novità della ricerca nel campo etruscologico. E da questo punto di vista Pallottino faceva affidamento sulle grandi imprese della Sapienza, come quelle a Pirgi o a Veio, grandi scavi, grandi imprese archeologiche di studio e di ricerca che ancora oggi noi perseguiamo. E i risultati, i reperti che di volta in volta derivano dalle campagne di scavo sono anche oggi esposti nel nostro museo con una rotazione, con un arricchimento sempre maggiore, che naturalmente ha delle ricadute molto importanti, molto significative sul piano della didattica, perché gli studenti studiano nel museo, fanno lezione nell'auletta del museo e vedono esposti i reperti che in molti casi loro stessi hanno scavato, hanno ritrovato e che contribuiscono anche a allestire insieme con noi. Quindi un circolo assolutamente virtuoso che fa di questo museo un qualcosa di unico nel panorama dei musei universitari. Alla direzione del museo, dopo Massimo Pallottino, e quindi mi hanno preceduto, si sono succeduti Giovanni Colonna, Gilda Bartoloni e Maria Paola Baglione, che hanno dato tutti un contributo fondamentale all'innovazione, alle novità dentro il museo. E dal 95 ad oggi abbiamo pubblicato 4 cataloghi del museo, ognuno incentrato su un aspetto specifico. Il primo sui materiali protostorici, il secondo sui bronzi della collezione Gorga, il terzo che dà conto di quei materiali sempre della collezione che vanno dall'impatto con il mondo greco fino al momento della romanizzazione, e il quarto che è da poco edito, che illustra gli acquerelli delle pitture funerarie etrusche, una raccolta molto preziosa del nostro museo che è stata basata su pitture effettuate nel primo decennio del Novecento da un pittore romano che di fatto ha copiato tutte le pitture funerarie che si conoscevano fino a quel momento, dandoci una preziosissima serie di immagini, in alcuni casi anche di tombe che attualmente sono così rovinate da non conservare più traccia di queste pitture. Quindi i lavori nel museo sono in corso e vi aspettiamo numerosi.